Wow. Questa è l'ipsterata. Ah, le limonate al basilico. Le limonate al basilico, è meraviglioso. Che è un mini muffin, ma che carino. Che questo è per me? Un regalo. Grazie. Questo è per l'autrice. Ma guarda che bello, poi sì, quanto sta bene. Cuori. Cioè, è post romantico. Sì, noi mangiamo solo cose intonate alla conversione. Se vuoi fare una fotina, non vorrei toccarlo perché ha toccato l'antizanzare. Bene. Cioè, mi sono capito se si può dire. Bene, cin. A voi. A voi. No, dicevo, l'hanno letto, è interessante, infatti anche io mi sono chiesta spesso cosa ne può pensare un uomo, soprattutto un uomo eterosessuale, e se un uomo a un certo punto inizia a leggerlo, cioè perché dovrebbe leggerlo, perché poi c'è anche un po' questa cosa che quando i libri o qualsiasi tipo di prodotto culturale o mediale viene visto come al femminile, cioè rosa, immediatamente in qualche modo il maschio si sente escluso e quindi si suppone che lo leggano soltanto le donne. Dovresti fare un'altra edizione tutta tipo come Head and Shoulders, come quegli sciampi da uomo, ribrandizzarlo, esatto, i post romantici. No, però la stessa cosa non vale invece per un prodotto maschile. Infatti non mi ricordo a chi ho dato questa risposta, ho detto vabbè dai, abbiamo letto per tantissimi secoli cose scritte da un punto di vista maschile, vi potete leggere questo da un punto di vista femminile. Uno dei commenti che mi è piaciuto di più è stato un mio amico che mi ha detto guarda, lo sai che leggendo questo ho capito qualcosa delle donne che mi ha fatto ripensare alla mia relazione precedente in un modo che non avevo pensato, che non avevo considerato. Cioè ho capito delle cose, ho capito qualcosa della condizione femminile. Un altro, il compagno di una mia amica, mi ha detto che ne dobbiamo assolutamente parlare, mi sono ritrovato in tante cose, anche se appunto questo è un libro scritto prevalentemente da un punto di vista femminile, perché conoscenza situata, io certo, sono una donna e mi identifico come tale, per cui è un libro scritto da una donna eterosessuale che parte dalla sua esperienza, però ci sono anche testimonianze e storie di uomini. Perché ci poi sono nella voci mia ricerca ci sono anche voci maschili, sì, soprattutto nella seconda parte. Sì. Quindi non è un libro tantissimo che è esclusivamente diciamo per donne, ma è un libro che è scritto da un punto di vista situato, incarnato. Ma anche un altro mio amico mi ha detto mi sono ritrovato molto, perché poi voglio dire, insomma, ogni uomo ha una soggettività diversa, come dicevi tu, col patriarcato, una coreografia che danziamo tutti. Quindi non è che significa, quando noi parliamo di patriarcato, significa dire gli uomini sono cattivi perché hanno i testicoli, noi siamo buoni perché abbiamo le ovaie. C'è questo riduzionismo biologico, lo rifiuso. Cioè, ma il mio grande orgoglio invece è una persona che manteniamo anonima, che si è arrabbiato moltissimo. Si è arrabbiato moltissimo, ha detto questo femminismo da quattro soldi. Ma la persona che conosci? Sì, conosco, il compagno è una mia amica. E che a quanto pare poi l'ha visto, l'ha rivisto in casa il libro che era in salotto. Ha detto questa carta straccia non la voglio in casa mia. E lui, diciamo che non è esattamente, ecco, secondo a Paul Preciado per e quindi sono stata contenta che è un libro che possa fare arrabbiare alcuni e allo stesso tempo far sentire capite e capite altri. Pensa che mio padre, che è un sigma uomo, l'evoluzione dell'alfa, cioè quello che fa finta di non esserlo ma poi alla fine è molto progressista, cioè in effetti soprattutto sulle relazioni dei miei genitori, cioè una dinamica relazionale che è molto progressista per quanto mi riguarda e dalla quale io ho anche imparato e formato tantissimo quello che sono. Cioè lui mi ha quasi detto, senza usare queste parole però, che era un po' democristiano. Cioè, addirittura sì, tipo, cioè che, sembra... che secondo, cioè, lui questo libro è democristiano, cioè lui ha detto, no, lui ha detto che bello, secondo, perché cioè assurdo che secondo lui comunque, cioè tipo bisogna essere più, cioè volgari in un certo senso, anche più promiscui, più e quindi c'è, cioè, il fatto, no, di però dire, però ho capito cosa intende dire, perché questo non è un libro manifesto, un libro barricadero, no, però è interessante radicale, perché alcune persone l'hanno ritenuto invece politically incorrect, come si suol dire, no? Quindi un libro che appunto invece non va a raccontare argomenti che tendenzialmente dentro all'ambito femminista queer invece sono molto
sbandierati, quindi ognuno poi dice la sua. Sì, ma perché a me non mi interessa, cioè io comunque la mia formazione è una formazione accademica, io faccio la cultural scholar, studiosa della cultura, e poi mi piace scrivere, ho scritto un romanzo, insomma non sono, non mi definisco una, non mi piace avere la posizione di quella che dice cosa bisogna fare, cioè qual è il giusto femminismo, qual è la cosa giusta da fare, la cosa più... Questa secondo me è una roba fighissima, cioè, a me piace, ed è una cosa anche molto nuova, e guardare le contraddizioni, perché secondo me siamo in un mondo in cui appunto avendo tutti un po' una confusione in testa sia circa la propria identità, secondo me, sia circa la società, no? Quindi sono un po' confusi anche molti valori tradizionali, per fortuna si tende però a ricercare secondo me quella normatività dei discorsi che ti orientino, no? E ti dicono cosa devi fare. Questa secondo me è la grande novità che questo libro porta, perché ha una visione diversa, è tipo decido di prendere alcuni dei valori magari tradizionali, me li tengo cari, altri invece li includo, addirittura tu racconti come sei passata in varie fasi, no? Cioè da fasi più appunto normative a quella, poi la parte opposta, quella promiscua, in cui anarchia relazionale. Quella parte lì mi è sembrata un po', non so se l'avete mai letto, tutto quello che so sull'amore di Dolly Arden. Ah, Dolly Arden, ah. No, non l'ho letto. Cioè la parte, diciamo, tutto quel libro lì è, diciamo, il diario della sua parte promiscua della sua vita, che è un po' quella, cioè quella parte del tuo libro, però tutto il suo libro è lei che... per tutta una serie di ragioni, è molto carino secondo me, l'ho riletto da poco perché mia sorella mi sta chiedendo tipo tanti, io le ho fatto, cioè ho letto questo libro, prima cosa che ho pensato è, cioè mia sorella ha 18 anni, ho detto leggi questa cosa perché vorrei sapere che effetto fa a te. E poi prima, mentre scrivevo l'incontro, poi mia sorella è un po', cioè non so se tipo leggermente intimidita da me, però io ho detto senti, io sto scrivendo questo incontro perché lo devo presentare, cioè ci sono delle cose che, insomma, fammi sapere, ci sono delle cose che ti hanno colpito, se vuoi, perché mi piacerebbe. E lei mi ha detto va bene, ci penso, te lo faccio sapere, mai più sentita. Sappiamo. Però comunque l'ha letto velocemente, mi ha detto fichissimo, vorrei leggere altre cose del genere, quindi poi mi sono ripresa quello, l'ho letto, ho pensato a leggere. A 18 anni stai ancora scoprendo. Stasera forse ci saranno delle amiche di mia sorella che invece siamo quota 26-27 anni. Come? E quindi anche loro, vediamo. È interessante, cioè non lo so, non ho ancora veramente il polso, però so che l'hanno letto tipo le amiche di mia madre, anche la più grande di lei, quindi siamo intorno a 65-70. Mi sono dimenticata che ieri avevo la copia di mia madre, perché ho dovuto registrare un video e mi hanno chiesto di portare degli oggetti, siccome non avevo oggetti perché ero a casa di mia, ho detto vabbè, porto un percorso di libri tipo da Geronimo Stilton a questo, che è uno degli ultimi che ho letto, perché mia madre ce l'aveva, quindi prendo la sua copia e poi durante le riprese me lo fanno sfogliare e mi sono dimenticata di guardare, c'erano le sottolineature di mia madre, mi sono dimenticata di andare a vedere cosa aveva sottolineato. Cazzo, gliel'ho ridato, cioè, scusa, non volevo interromperti, mi ha fatto venire questa cosa che ieri ho visto che c'erano ma non ho guardato cosa perché stavamo registrando, quindi bello, ho detto dopo lo guardo e non ho visto cosa. Cioè a me piacerebbe tantissimo, chissà se una volta potrò farla questa cosa, proprio perché per esempio un'altra signora mi ha detto che lei l'aveva comprato, l'aveva regalato alle sue figlie e poi ne hanno parlato. E secondo me, cioè, sarebbe interessante vedere qui è la mia mente da ricercatrice, sarebbe interessante vedere anche le ricezioni diverse. Cioè una donna di 70 anni rispetto a una di 40, rispetto a una invece di 20 o 30, cioè che cosa, quali sono le diverse parti che vengono viste? Vorrei farti delle domande ma me le tengo.